Sofì, io te lo dico, l'ultima volta che hai giocato a questo gioco hai fatto uno schifo! Ma non ti preoccupare, appunto, l'ultima volta, cioè la volta scorsa, che adesso non è la volta di adesso, perché vedrai, adesso sono molto più brava. Sì, io oggi sono il capo cantiere. Sarò io il direttore dei lavori per la costruzione della fortezza che ci proteggerà da tutti i vostri che arriveranno. Sono d'accordo. Sì, ma vuol dire che se io sono il capo cantiere, tu sei l'operaio, quindi operaia Sofì, dai a costruire, costruiamo i muri. Se tu sei il capo cantiere, io sono la proprietaria della casa, quindi mi metto qui bella comoda e aspetto che la casa sia pronta. Ma che stai dicendo? Vieni qua, vieni accanto a me, iniziamo a costruire. Questa volta con calma, senza fretta. Dobbiamo costruire un'ottima fortezza che ci possa parare da tutte le cose che arriveranno di spaventoso. Ma quale calma, lui, quale calma? Tra pochi secondi qui succederà un disastro. Arriveranno i cattivi, i mostri. E noi dobbiamo avere una casa. Non è che possiamo stare così con la calma. Guardi, signorina, io qui sono il capo cantiere. Decido io con quanta velocità si costruiscono le cose. Bisogna costruire i muri per bene usando i mattoni, perché i mattoni sono i più resistenti, come hanno insegnato i tre porcellini. Ma cosa dici, che sei vestito come Squid Game? Ma effettivamente perché sono vestito così, scusa? Non sei credibile. Aspetta, Sofì, sto sbagliando a mettere i mattoni. Stanno arrivando i cattivi. T-Rex. Stanno arrivando i T-Rex. Non abbiamo nessuna casa. Lo sapevo che oggi dovevo lasciare essere il capo cantiere. Ma c'è un T-Rex gigante, ragazze. E noi adesso che facciamo? Che facciamo con questo muretto? Con che muretto? Non mi viene. Sbrigati, io non posso costruire, non so farlo. Aspetta, ho sbagliato e dovevo fare un cubo in più. Lo vedi? La porta non è centrata. Non è centrale la porta. Vabbè, non ci ha visto. Ma come non ci ha visto? Ovvio che ci vede. Io corro. Io vado a nascondermi dietro l'albero. Vado, lui, vieni anche tu. Stai qui. Se c'è una cosa che ho imparato dai film sui dinosauri è che se non ti muovi non ti vedono. Io mi metto qui così non mi vede. Ragazzi, guarda, non mi vedi neanche tu. Vabbè, vengo pure io. Aspettami un attimo. Aspettami, arrivo. Ti vedrà di sicuro. Arrivo. Vedi, non mi ha visto. Mamma mia, sì, perché lui è molto molto alto. Quindi questi suoi occhi sono in alto. Noi che siamo bassini siamo invisibili. Ok, stiamo qua. Ci starà guardando. Cavolo, lui ci sta guardando. Secondo te ci ha visti? Non lo so. Io ritorno nella nostra fortezza. Ma sei pazzo? No! Sei impazzito? Fammi andare qui. Posso costruire, ce la posso fare. Dammi un attimo. È pazzo, ragazzi, è pazzo. Chi la pensa come me? Tutti. Lui la pensano tutti come me. Sì, se n'è andato. Vai! Dai, Sofì, vieni qua, che stavolta voglio costruire una super casa. Io te lo dico. Lui? Vedrai qualcosa di magnifico. Scusami, dillo. Che devo dire? Dillo? Chi è Dillo? Dillo l'armadillo? No. E chi è? Devi dire qualcosa? Sì, devo dire, sei stata una carciofina. Devi dire che sono stata bravissima, mi devi ringraziare. Va bene, sei stata brava, grazie. Che tu dicevi, non sei brutta e brava a questo gioco, perderemo grazie a te. Invece, grazie a me ti sei salvato. Ma posso capire per cosa ti sto ringraziando? Perché ti ho trovato un nascondiglio. Ah, ok. Vabbè, io te lo dico, lui, io mi metto qui all'angolo e adesso aspetto te che finisci di fare questa costruzione. Veloce! Aspetta, forse qui farei una finestrella, dammi un attimo. Sì, ecco. Ci vuole la finestra, perché così potremo vedere i cattivi se arrivano o non arrivano. Esatto, vedi? Vedi che ho fatto il buchino giusto? Bravo! Qui la finestra è troppo alta, lui! Io sono bassa, la finestra è da 3 metri! Ti ho fatto qui un'altra finestra più grande e più bassa! Grazie, perfetto! In questo modo, ragazzi, potremmo proteggerci da tutti i mob che staranno per arrivare! Saranno molto arrabbiati, perché tra questi ci potrebbero essere anche dei personaggi segreti di Poppy Playtime! Mamma mia! Lui, io ti direi di iniziare a fare il tetto! Prima devo mettere il vetro nella finestra, ecco qua. Perfetto, vedi che bella, ti ho venuto una super casa. Wow, lui, ma sei bravissimo. Devo dire che sei un bravissimo capocantiere. Grazie. Questa volta abbiamo fatto una casa con i fiocchi. Costruisco, tolgo intanto questo blocco da qui che fa proprio schifo. Mettiamo anche la siepe, ovviamente. Lui, mancano 30 secondi, ma quale siepe? Devo abbellire la casa. Ma metti una porta e un tetto.
No, dobbiamo fare una casa bellissima. Ti ricordo che al momento abbiamo la struttura della casa senza tetto. Se arrivasse qualcuno di alto come poco fa, cioè un T-Rex, gli basterebbe semplicemente guardarci così per ucciderci. No, no, perché in questo modo diranno: ah, ma che bella casetta, chissà chi ci abita lì, qualcuno di pericoloso. 10 secondi, un attimo, ho finito la siepe adesso. Allora, aspetta, devo chiudere il tetto, un attimo, ecco. Ma cosa fa la siepe? Ma cosa c'hai con la siepe? Allora, il tetto, di che colore lo facciamo il tetto? Mi devo calmare, ma come di che colore lo facciamo il tetto? Lui, dobbiamo salvarci la pelle, chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? È arrivato Rich Guy! Ma che cavolo sono? Ma che sono? Cosa sono queste cose? Guardalo! È un ragazzo ricco, guarda, c'ha aiuto, Sofì, ha la collana di soldi, e io sono dentro. Mi stanno colpendo, scappa Sofì. Scappa, hanno le ali, io sapevo che non dovevo fidarmi di te. E mi stanno umiliando, mi stanno seguendo. Mamma mia, sono velocissimi. Questo perché lui doveva fare la siepe, non è che poteva fare il tetto. Bravo lui, complimenti. Aspetta, ma l'ho iniziato il tetto. Andatevene. Mi stanno inseguendo. Ma che sì, cavolo sono? Anche a me, ma quanti sono? Sono tipo un centinaio. Signori, scusatemi, io non c'entro niente. Andatevene. È stata colpa sua. C'è questa siepe che è fatta in tralcio! Noi ci siamo vestiti con queste tutine da Squid Game e quindi pensano che siamo noi che dobbiamo essere uccisi, ma non c'entriamo niente! Mancano ancora 10 secondi okay, per andarsene via! 6, dai, ci siamo quasi! Ok, si sono fermati! Sofì, i miei non si sono ancora fermati! Perfetto, questa volta mi sbrigo, faccio il tetto velocissimo! Direi! Benissimo, prendiamo altri mattoni, mettiamo qui tutti i mattonelli in questo modo, così tac tac tac. E quello che farò adesso, Sofì, ti lascerà senza parole, sai? Se fai un'altra siepe mi lasci veramente senza parole, non credo, perché ti urlo. No, sto per fare un'altra siepe. Dammi un attimo, perché forse ho intenzione di fare un altro piano sopra. Possiamo fare tipo un palazzo, un castello. Ma ti sembra il caso? Ti sembra il caso, lui? Ti sembra il caso? Certo! Noi non dobbiamo costruire la casa dei nostri sogni, lui. Il gioco è costruire una dimora dove potersi salvare dai cattivi che stanno per arrivare. Sì, ma credimi che quando vedrai il risultato finale dirai: oh, che bello! Guarda, qui ci ho fatto le scale per salire! Per far scendere i cattivi, forse vuoi dire, perché ancora comunque un tetto non ce l'abbiamo! Un attimo, sto chiudendo il tetto, mi devi dare un momento però! Sono qui con te, ti controllo! Vedi? Guarda qui che meraviglia! Ho fatto tutto l'ingresso! Perfetto, e qui ci sono le scalette, però devo cancellare questo blocco qui, forse anche questo blocchetto qui, e mettere tutta una protezione di vetro, perché altrimenti ragazzi c'è il rischio che quando uno magari sale cade giù, per sbaglio è qui che sta guardando il panorama e dice la 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 la, ma non si cade, ma come è possibile? Ah, ecco, sono caduto, lo sapevo. Attento, ci manca solo che ti rompi una gamba. Metto la protezione magari, questa qua di metallo, in questo modo. Ok. Ottimo. Perfetto, e saremo super protetti. Benissimo ragazzi. Ottimo. Ora chiudiamo qui. Facciamo un muro alto. In questo modo nessuno potrà avvicinarsi alla nostra fortezza. Mancano 20 secondi. Lo so Sofì, ma tu non mi puoi sempre fare fretta. Io sono il capo condominio qua, il capo cantiere. Tu? Sì. Sei il capo... Non dirlo. Dei coccodè! Lo sapevo, non sono il capo dei coccodè, ok? Io vado giù, lui te lo dico, vado giù. Basta, mi metto al sicuro, al riparo. Aspetta, sto costruendo più parole che posso. In 3 secondi, 3, 2, 1. Sono arrivati, lui. Ok, è arrivato il Fat Guy. Fat Guy, chi è Fat Guy? Ma che ne so, guarda. Mamma mia, ora ho capito che è Fat Guy. E ho capito perché si chiama Fat, perché è proprio gigante. Ma sai qual è una bella notizia? Sì? Che è il coccodè, che è il capo dei coccodè, ha fatto il piano superiore, ha fatto la siepe. Ma si è dimenticato di mettere la porta! Aspetta, scusami, quale porta? La porta giù! La porta giù! E che porta faccio? Non lo so, qualunque, parla di vetro! Faccio una porta di vetro? Sì! Ok, mettiamo allora il vetro qui, che sembra poi acqua, non sembra tanto vetro. L'importante è che non possa entrare. Sì, l'abbiamo fatto, ecco, l'abbiamo costruita. È perfetta, siamo al sicuro. Ma secondo te
Potrebbe salire da su, da quel varco piccolissimo che allora, c'è? Allora, lui quanto è grosso non penso proprio, non credo possa passare. E poi vorrei fare come i veri castelli, che hanno queste cose così. Guarda che bello, Sofì! Sei su? Sì, sto facendo le punte tipo castello, non so manco come si chiamano. Aspetta che arrivo, ma le scale veramente le fate troppo ripide, viene difficilissimo salire. Sali, dai. Vedi che bello? Ho fatto un ottimo lavoro. Bellissimo. Sì. Sono stato bravissimo. Dov'è Fat Guy? Non lo vedo. Fat Guy? Sarà andato in qualche fast food. Sì, sarà andato a mangiare sicuramente. È ora direi di uscire dal nostro castello e ammirarlo in tutta la sua bellezza. Salta giù. Sarà rischioso. Dillo. Devo dire che hai fatto davvero un ottimo lavoro. Sì, è fantastico. Però voi sicuramente vi siete chiesti: ma perché Sofì non costruiva? Perché eravamo nel suo terreno, non potevo costruire. Perché poi vedrai lui, io sarò molto più brava di te. La prossima volta faccio io la capocantiere. Sì, voglio proprio vedere cosa devi fare. Faccio la piscina. Ma comunque ragazzi, speriamo che oggi siete riusciti a strapparmi un sorriso. Noi vi mandiamo un bacione e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao.